Teramo torna alla vittoria e dimentica subito il passo falso di Caserta, ma quanta fatica contro una coriacea Snyder Udine, ultima in classifica ma che viene a Teramo a vendere cara la pelle. Dura appena un tempo la resistenza della Snyder, però, che parte forte e prova a sorprendere i biancorossi, salvo poi doversi inchinare all'onda d'urto la banca del Casteramo, che con un terzo quarto da incorniciare riesce a sopravanzare Friulani e a scavare un solco, più 15, che però gli uomini di coach Sacchetti saranno bravi a recuperare, portando il quarto periodo nella gazzarra più totale per una sfida che poco a poco diventa punto a punto, ma che vede i biancorossi riuscire a trionfare con un 80-73 finale, forse troppo largo per quelli che sono stati i veri meriti di Teramo. Certamente non è stata la migliore partita per i ragazzi di coach Capobianco, che hanno alternato momenti di grande basket a qualche pausa forse inopportuna, specie nell'intensità. Udine però conferma tutti i problemi già palesati durante la stagione, una squadra a tratti apatica, macchinosa in attacco e semplicemente inguardabile in difesa. Questa volta però, rispetto alle ultime trasferte, almeno ha provato a lottare e perché no a cercare di fare lo scherzo finale dalla banca del Casteramo. Per Teramo si segnala nuovamente la grande prova degli uomini della panca, decisivi nel recupero del gap del secondo quarto e preziosi nel dare riposo ai titolari durante tutto l'arco della partita. Solito grande mosse, per lui alla fine saranno 19 punti con alcune giocate di pregevole fattezza difensiva nei momenti clou. Ottimo Brown, per lui 14 punti e 11 rimbalzi, soprattutto nei primi due quarti il vero faro dell'attacco teramano. Positivo il solito Amoroso, che si danna l'anima per cercare di essere utile in ogni parte del campo. Purtroppo sono però ancora da rivedere Poeta, che è passo imballato così come è successo nell'ultimo mese, e Carroll, che soprattutto nel primo tempo è inguardabile, rifiuta spesso tiri ed appare comunque troppo timido rispetto al giocatore che eravamo abituati a vedere. Domenica si va a Pesaro, una gara cruciale, importante, che ci dovrà dire ancora una volta se la banca del Casteramo potrà ambire anche per il proseguo della stagione, leggasi playoff, ad un ruolo da protagonista. E abbiamo fatto un inizio molto molto promettente, poi abbiamo partito foltremodo, la loro fisicità, questi raddoppi, delle scelte un pochettino sbagliate, e ci hanno fatto il break, lì siamo stati bravi a crederci, a tirare fuori quella rabbia che non avevamo tirato fuori l'altra partita in casa. Penso che sia un record per noi riuscire a non far segnare l'altra squadra, mi sembra, per 5-6 punti, 5-6 minuti, perciò. Però siamo arrivati a un punto che dovevamo chiuderla e non l'abbiamo chiusa, perché alla fine abbiamo avuto la possibilità con dei tiri buoni, aperti, non li abbiamo fatti, abbiamo perso un paio di palloni e può anche essere così. È finita e è andata in questa partita. Dovevamo avere sicuramente la possibilità di quel momento di portare a casa dei canestri facili, mentre alla fine negli ultimi 5 minuti abbiamo portato a casa solo 2 punti. Partiamo da un dato di fatto: Teramo ha 28 punti e non è poco. Partiamo da un altro dato, che è quello di vedere i risultati e si riesce a capire la qualità di questo campionato. Vincere una partita come questa non è assolutamente facile, perché Udine sa giocare, ha giocatori importanti, ha un certo Torres che non gioca. Abbiamo provato a giocare con intensità dal secondo quarto in poi. Prima abbiamo cercato anche di studiare e capire, visto che è molto difficile capire com'è la formula di una squadra quando cambia spesso giocatori. Abbiamo cercato di capire come voleva giocare, e in questo c'è stata grande maturità da parte di ogni giocatore. Poi abbiamo giocato con grande intensità, siamo andati sopra e lì ci siamo fermati un pochino per vari motivi che logicamente guarderemo, però poi siamo stati bravi e molto concentrati a sapere dove volevamo andare in certi momenti, stringere maggiormente le maglie difensive contro una squadra che ha un talento individuale incredibile, e quindi riprendere la partita col cuore, con la voglia. E in questo io ringrazio dal giocatore, da Bruno Cerella, che ha fatto 4 minuti di grandissima qualità e grandissima attenzione mentale, a un Jacob Jax che nessuno sa ha giocato con un dito completamente fuori, con dei problemi a un dito, e vorrei passare a Valerio, a Brandon e via tutti quanti gli altri. Sono contento del risultato,
Oggi ho visto una squadra che ha imparato da qualche altro risultato precedente quando purtroppo è andata male, e sappiamo che da oggi fino alla fine del campionato ci attenderanno tutte partite del genere. Ringrazio di cuore quei ragazzi che ci hanno spinto per tutta la partita. Assolutamente faccio il chiedo con molta serenità che bisogna non abituarsi ad emozionarsi e a vincere, ma c'è bisogno sempre di grande cuore da parte di tutti. Se i giocatori sbagliano non è perché vogliono sbagliare, è perché dopo un campionato che dall'inizio siamo in questa posizione un po' di stanchezza ci può essere, e non parlo di stanchezza fisica. Abbiamo voglia di entusiasmare ancora, però uniti riusciamo ad entusiasmare meglio, e di questo ringrazio tutti quelli che ci hanno aiutato in ogni momento, soprattutto quando le cose erano più difficili. Noi abbiamo definito Udine una squadra che tatticamente a livello difensivo è molto esperta e molto brava, sa cosa far fare agli avversari. Noi siamo caduti un po' in questo tranello, però devo dire che ci sono stati anche ottimi tiri aperti costruiti, ce li teniamo ben stretti, perché se oggi non abbiamo segnato io penso che riprenderemo a segnare con una certa in modo costante. Certamente però non possiamo accontentarci del tiro da tre punti, ma sappiamo che le grandi squadre producono molto anche da dentro l'area, e noi vogliamo essere tali.